do il benvenuto, vi ringrazio di essere qui presenti. Questa è la seconda serata di questo ciclo di quattro incontri con cui abbiamo osato pensare a organizzare un festival della storia che ovviamente, vista la vocazione del nostro centro studi che è dedicato agli anni della Repubblica Sociale, dedichiamo grosso modo ai temi del fascismo e dintorni, diciamo così. La settimana scorsa è stato qui a tenere la conversazione il professor Pupo, Raul Pupo, che si è soffermato sulla città di Fiume, questa piccola, relativamente piccola città adriatica, nella prima metà del Novecento diventa l'epicentro dei grandi incroci di tensioni del mondo, nazionalismo, scontro sociale, la guerra mondiale, e poi la grande vicenda appunto che ci ha dato lo spunto, l'impresa di Fiume, che diventa un po' l'anticipazione di quello che allora venne pensato come strettamente legato, cioè la marcia su Roma, no? Perché è il primo grande rottura istituzionale che si consuma con la figura di D'Annunzio, che allora è un grande abate che emozionava l'Europa intera. Ecco, questa sera invece abbiamo il professor Emilio Gentile, che ringrazio molto di aver accettato di essere qui tra di noi, e si soffermerà invece sulle due figure centrali di in questa vicenda, e cioè D'Annunzio, ma Mussolini, che è ancora una figura laterale e emergente, ma non paragonabile al clamore e al seguito che ha il Fate, come veniva chiamato, ma che interviene e naturalmente diventa un interlocutore che piano piano sta acquistando sempre più peso nella politica italiana, e non più tardi di 3 anni dopo conquisterà il potere. Quindi lascio la parola, ma prima dell'intervento del professor Gentile, leggiamo qualche lettera dal carteggio D'Annunzio Mussolini. Amici, ho trovato queste lettere. Sono pomeriggio del 18 settembre 1919. Mio caro D'Annunzio, spero di arrivare a Fiume prima di questa lettera. Voglio dimostrarvi che ho lavorato strenuamente, che io sono deciso a tutto, ma bisogna intendersi. Vi abbraccio con fede immensa e con immutata simpatia, Mussolini. Mia cara, ti conviene leggere queste lettere. Sono di un certo Mussolini al tuo caro D'Annunzio. Io sarei geloso. Oh, Milano, 14 febbraio 1919, il giorno di San Valentino. Pregovi ardentemente concedermi gioia profonda, ospitare i vostri articoli e risposta, giornali francesi. Vostro Mussolini. Siete in alto e avete noi amici devoti sì in estremo. Rinnoviamoti attestata grandissima e mutabile simpatia e fedeltà a noi tutti. Mussolini. Sentite questa. Di giovedì pomeriggio, 25 settembre 1919. Queste le mie idee. Le sottopongo al vostro esame, ma prima delle decisioni estreme voglio conferire con voi per l'elaborazione del piano nei suoi dettagli. Io lavoro, vi saluto. Firmato Mussolini. E una migliore. 1920. Contate ancora. Signorina, toccherebbe a me. Ma prego. Milano, 10 gennaio del 1920. Mio caro comandante, da molto tempo non vi scrivo, ma non dovete pensare a un intiepidimento del mio entusiasmo. Vi scriverò con immutata devozione. Mussolini. Continuo. Contate ancora e sempre.
maestro, il più devoto e il più disciplinato dei vostri legionari, e non pongo limiti alla mia disciplina. È perdutissimo. Ma l'ultima parola la direte voi. Vi saluto con l'amico Mussolini. Oppure, ah sì, sentite questa. Milano, 10 marzo del 1919. Mandatemi, vi prego, un vostro saluto, un vostro grido di raccolta o di audacia, una pagina vostra. Vi ringrazio e vi saluto con tutta la cordialità. Firmato Mussolini. Io credo che un nostro incontro possa giovare alla causa che c'è comune. Furbacchione. Milano, 1 gennaio 1919, Mussolini. Intanto io credo che il suo, maiuscolo, riservo, bellissimo e oserei quasi scrivere sacro, non debba durare all'infinito. Mussolini. Ma che poi, questo Mussolini, chi è? Ma in fondo è solo un giornalista. Mussolini, ma D'Annunzio non rispondeva mai alle lettere di Mussolini. D'Annunzio, 16 settembre 1919, 4 giorni dalla spedizione di D'Annunzio a Fiume, alla quale Mussolini ha promesso, essendo stato avvertito l'11, che avrebbe dato tutto il suo appoggio. Mio caro Mussolini, mi stupisco di voi e del popolo italiano. Io ho rischiato tutto, ho dato tutto, ho avuto tutto. Sono padrone di Fiume, del territorio, d'una parte della linea di armistizio, delle navi e dei soldati che non vogliono obbedire se non a me. Non c'è nulla da fare contro di me, nessuno può togliermi di qui. Ho Fiume, tengo Fiume, finché vivo inoppugnabilmente, e voi tremate di paura. Voi vi lasciate mettere sul collo il piede porcino del più abietto truffatore che abbia mai illustrato la storia del canagliume universale. Qualunque altro paese, anche la Lapponia, avrebbe rovesciato quell'uomo, quegli uomini. E voi state lì a cianciare mentre noi lottiamo d'attimo in attimo con un'energia che fa di questa impresa la più bella dopo la dipartita dei mille. Dove sono i combattenti, gli arditi, i volontari, i futuristi? Io ho tutti i soldati qui, soldati in uniforme, di tutte le armi. È un'impresa di regolari e non ci aiutate neppure con sottoscrizioni e con lette. Dobbiamo fare tutto da noi, con la nostra povertà. Svegliatevi e vergognatevi anche. Se almeno mezza Italia somigliasse ai fiumani, avremmo il dominio del mondo. Ma Fiume non è se non una cima solitaria dell'eroismo, dove sarà dolce morire ricevendo un ultimo sorso della sua acqua. Non c'è proprio nulla da sperare, e le vostre promesse? Bucate almeno la pancia che vi opprime e sgonfiatela. Altrimenti verrò io, quando avrò consolidato qui il mio potere, ma non vi guarderò in faccia. Su, scotetevi, pigri dell'eterna siesta. Io non dormo da 6 notti. Sto in piedi e domandate come a chi mi ha visto. Alala, Gabriele D'Annunzio. Poeta, combattente, comandante dell'impresa di Fiume dal 12 settembre 1919 al 1 gennaio 1921, quando fu costretto dalla flotta italiana che cannoneggiò su ordine del capo del governo Giovanni Giolitti, la città di Fiume, costrinse D'Annunzio a mettere fine alla sua impresa. D'Annunzio e Mussolini. Credo che nella maggior parte dei libri di testo dedicati a D'Annunzio e a Mussolini, all'impresa di Fiume, al fascismo, ricorra ancora oggi l'espressione che D'Annunzio fu il Giovanni Battista del fascismo. Però paradossalmente, non so se per ignoranza degli storici o per difetto di interpretazione, la stessa definizione di Giovanni Battista del fascismo è stata data a Giovanni Giolitti. Dunque, Cristo ha avuto soltanto un Giovanni Battista, Mussolini ne avrebbe avuti 2, totalmente opposti.
Giovanni Giolitti e Gabriele D'Annunzio, due personaggi che nel 1915, durante le giornate di manifestazioni per l'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, si erano trovati a combattere una guerra civile a senso unico, cioè era D'Annunzio che la combatteva attaccando violentemente nei suoi discorsi Giovanni Giolitti, che risiedeva a Roma in via Cavour, e addirittura dal Campidoglio incitava i romani a dare l'assalto a Giolitti, a picchiarlo, a sputarlo, a sputargli addosso, a calpestarlo e anche ad impiccarlo. Giolitti incarnava tutta la vecchia Italia, liberale, pacifica, non pacifista, perché Giolitti aveva fatto la guerra di Libia e D'Annunzio l'aveva esaltata, ma non voleva che l'Italia partecipasse alla Grande Guerra. Invece D'Annunzio, come sapete, viene richiamato dal governo italiano di Salandra a tornare in Italia, dove mancava da una decina d'anni, non perché l'Italia non apprezzasse il suo genio poetico, ma perché lui non apprezzava che i suoi creditori esigessero che lui pagasse i suoi debiti. E sdegnoso si era ritirato in Francia, che era la sua seconda patria, ma venne richiamato e in occasione dei mille, che se uno può leggere questa rete, la dipartita dei mille pensa alla morte definitiva di tutti i mille, invece si riferisce alla spedizione che il 4 maggio partì da Quarto e D'Annunzio viene chiamato ad inaugurare il monumento alla spedizione dei mille proprio il 4 maggio del 1915. Quando l'Italia aveva già firmato il patto di Londra, aveva già deciso di entrare in guerra, ma bisognava che la decisione presa dal Presidente del Consiglio Salandra, dal Ministro degli Esteri Sonnino, con l'approvazione del Re Vittorio Emanuele III, venisse approvata dal Parlamento. Il Parlamento invece in quei giorni manifestava a larga maggioranza la sua solidarietà a Giolitti, che nel linguaggio immaginifico di D'Annunzio venne bollato come il boia labrone, perché era un labbro un po' prominente, mentre quell'uomo che bisognava prendere a calcio e liberarsi era Cavoia, cioè Francesco Saverio Nitti, il predecessore alla guida del governo, quando D'Annunzio compie l'impresa, la inizia con il governo Nitti, la conclude con il governo Giolitti. Due Giovanni Battista per un Mussolini che era pressoché sconosciuto fino al 1914 almeno a Giolitti e sicuramente fino al 1915, ma anche forse dopo, a Gabriele D'Annunzio. Questi che sono considerati i dioscuri del fascismo, non gemelli, 20 anni di differenza sono abbastanza, 1863-1883, sono tanti 20 anni, eppure questi due si trovano a vivere in un periodo in cui il ruolo che hanno avuto, il modo in cui hanno vissuto reciprocamente il proprio rapporto, poteva avuto determinazioni decisive per il destino d'Italia, ma vedremo che poteva avere un corso diverso se questi uomini, questi due uomini, si fossero comportati diversamente, se avessero avuto altro modo di risolvere il loro rapporto, che non inizia nel 1915. D'Annunzio arriva a Roma, Mussolini è a Roma, ma probabilmente non si incontrano. La prima lettera che noi abbiamo di Mussolini a D'Annunzio è del 1 gennaio del 1919 e il primo incontro documentato tra D'Annunzio e Mussolini, il primo incontro fisico, non uno scontro fisico, un incontro fisico, avviene a Roma il 23 giugno 1919. Come mai Giovanni Battista, almeno Giovanni Battista ha battezzato Gesù, D'Annunzio non ha mai battezzato Mussolini. La prima lettera che gli scrive, come abbiamo visto, di cui abbiamo documentazione, oltre a quella in cui lo informa, ma del tutto burocraticamente, perché Mussolini non sapeva nulla, almeno per quello che ne sappiamo noi, che D'Annunzio stava maturando una spedizione per occupare la città di Fiume. La città di Fiume veniva occupata perché aveva manifestato alla fine del 1918, prima della conclusione del conflitto, la sua volontà di essere annessa all'Italia, perché la maggioranza della popolazione di Fiume era italiana. Ma Fiume non era prevista nel patto di Londra
che viene firmato il 26 aprile 1915, ma viene reso noto soltanto dopo la rivoluzione bolscevica, quando Lenin prende tutti i trattati segreti firmati dallo zar e li rende pubblici. E il patto di Londra prevedeva sicuramente quello che poi viene dato all'Italia, cioè Trieste, le due province austriache di Trento e di Bolzano su Tirolo, ed era prevista anche una parte della Dalmazia, alcune isole, ma non Fiume, non Fiume, per due ragioni. La prima, perché neanche nei 14 punti di Wilson, che ieri sono ricorsi 100 anni, hanno definito il Trattato di Versailles, prevedeva la cancellazione dell'impero austro-ungarico. Si prevedeva soltanto che ci sarebbe stata una maggiore autonomia per le 11 nazionalità che facevano parte dell'impero austro-ungarico, e la sua scomparsa non era prevista neanche dal patto di Londra. Non era voluta sicuramente da Sidney Sonnino, il diplomatico ancien regime, che non concepiva assolutamente quello che sarà poi il principio ispiratore, anche se non rispettato in tutti i casi, dei 14 punti di Wilson e della pace di Versailles firmata ieri, 100 anni fa, del principio di autodeterminazione dei popoli, il diritto delle nazionalità a votare la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria formazione di stati indipendenti e sovrani. Quello che accade alla conferenza di Parigi con i rappresentanti italiani è praticamente qualcosa che nessuno si immaginava. Si trovano contro il presidente degli Stati Uniti, cioè la potenza che ha deciso poi la conclusione vittoriosa del conflitto tra le democrazie occidentali e gli imperi centrali, il quale, non avendo sottoscritto il patto di Londra ed essendo contrario del principio, ed era quello che era previsto nei 14 punti, alla diplomazia segreta, non ritiene affatto di doverlo rispettare, ma molto di più, essendo molto favorevole ad uno Stato che non era previsto, così come non era prevista la cancellazione dell'impero austro-ungarico, non era prevista la nascita di uno Stato serbo, croato, sloveno. Per cui quello che interessava agli italiani con il patto di Londra era garantirsi l'estromissione dell'Austria dall'Adriatico e la trasformazione dell'Adriatico in un mare militarmente controllato dall'Italia, sulle due sponde. La nascita dello Stato jugoslavo fa iniettare un desiderio di espansione nazionalista, come si dirà in quel periodo, imperialista, anche ai serbi, ai croati e agli sloveni, i quali addirittura portano un loro piano di compensi, come se avessero tutti combattuto contro l'Austria, mentre contro l'Austria ha combattuto solo il regno di Serbia. Anzi, è stato il regno di Serbia aggredito dall'Austria il 28 luglio 1914, mentre croati e sloveni hanno combattuto, come anche gli italiani del Trentino, dell'Alto Adige, di Trieste, sotto le bandiere austriache fino alla fine. Non c'era stata una ribellione, come poi si dirà, da parte degli jugoslavi contro l'impero austro-ungarico, che legittimava la partecipazione del regno serbo-croato-sloveno, cioè di tutte le popolazioni jugoslava, che quelle che avevano combattuto per l'Austria, a rivendicare dei territori e dei compensi da parte dell'ex impero austro-ungarico. E quello che chiedono i rappresentanti del neonato, non ancora costituito, regno serbo-croato-sloveno è praticamente tutta l'Istria, tutta la Dalmazia, Gorizia, Udine e forse anche Trieste e forse magari Venezia o poco vicino. L'Italia si trova di fronte una vorace aspirazione di questo nuovo Stato, al quale fa da contrapposto un nazionalismo italiano che insiste sulla Dalmazia. Mussolini parla sprezzantemente di queste popolazioni slave che si sono appena unificate, di tribù ancora incivili quando l'Italia aveva Roma, quando l'Italia aveva Venezia. E poi ci sono i nazionalisti per i quali il mare Adriatico deve diventare un mare italiano. Questo è un po' il contesto in cui si cerca di capire che cosa è l'azione di D'Annunzio, che quando decide di compiere questa impresa, probabilmente
Ci sono documenti che dimostrano che se ne parlava già nel mese di giugno, quando Mussolini incontra D'Annunzio a Roma. Non risulta che D'Annunzio abbia avvertito Mussolini. Lo avverte soltanto per lettera l'11 settembre, ma come si avverte praticamente un discepolo, perché si dia da fare con il suo giornale per mobilitare l'opinione pubblica italiana a favore di questa impresa, che ovviamente, come D'Annunzio sottolinea, è fatta di soldati irregolari, cioè la prima volta che dall'esercito italiano si manifesta una sedizione. L'esercito italiano, anche se aveva avuto pessima reputazione per il modo in cui veniva usato nella repressione delle manifestazioni pubbliche, come nel 1898, addirittura la folla di Milano viene cannoneggiata, la folla che protestava per fame viene cannoneggiata da Bava Beccaris, ma era stato sempre un esercito che non aveva mai concepito un colpo di Stato e ancor meno una sedizione contro lo Stato. E quella che compie D'Annunzio è una sedizione contro lo Stato, contro il governo, contro addirittura, che sarà uno dei motivi più interessanti e nuovi dell'esperienza di D'Annunzio a Fiume, contro la Società delle Nazioni. Ieri sono 100 anni, con la firma del Trattato di Versailles, il preambolo era l'istituzione della Società delle Nazioni, voluta dal presidente americano Wilson, la quale decretava la possibilità di bandire la guerra dal genere umano attraverso la pacifica convivenza di tutte le nazioni, stati, nazioni che avrebbero fatto parte di questa Società delle Nazioni, di non aggredirsi immediatamente con ultimatum e cannoneggiamenti, ma di discutere e risolvere pacificamente le controversie. Ma la Società delle Nazioni istituita da Wilson rappresenta, per chi voleva Fiume, la negazione della libertà dei popoli, perché Fiume chiedeva l'annessione all'Italia e Wilson gliela negava. Ma Wilson non negava la rivendicazione della popolazione italiana perché non voleva rispettare il principio che lui stesso proclamava. Wilson semplicemente faceva una osservazione di incoerenza nelle pretese italiane. Cioè, voi volete Fiume perché è italiana in nome del principio dell'autodeterminazione, voi ritenete che sia giusto che i fiumani, avendo espresso la loro volontà di annessione all'Italia, vengano annessi all'Italia. Va bene, allora non vi spetta né sul Tirolo, perché ci sono 150.000 tedeschi e pochissime migliaia di italiani, non vi spetta metà dell'Istria, perché ci sono sloveni e croati e non italiani, e non vi spetta solamente la Dalmazia, perché c'è Zara, qualche città, ma la Dalmazia è larghissima parte, soprattutto la parte non costiera, non la città costiera, è slava. E gli slavi del sud, quindi decidete, non potete chiedere con due principi contrapposti soddisfazione che fra di loro sono in contraddizione. L'opposizione di Wilson viene subita dal governo italiano che, come voi sapete, in seguito a un gesto poco diplomatico del presidente americano di lanciare la sua proposta al popolo italiano attraverso la stampa, quindi scavalcando la diplomazia, scavalcando i governanti italiani, provoca un risentimento, provoca l'abbandono della conferenza della pace da parte di Orlando e Sonnino, ma che dopo una decina di giorni sono costretti a tornare perché, senza che nessuno vi avverta, stanno ormai firmando il trattato di pace e l'Italia sarebbe stata definitivamente esclusa persino dalle decisioni che riguarderebbero poi a settembre il trattato di Saint-Germain, cioè la pace con l'impero austro-ungarico, l'ex impero austro-ungarico. D'Annunzio agisce senza consultare Mussolini perché probabilmente di Mussolini sapeva soltanto che era un ex rivoluzionario socialista che pubblicava, dopo averlo fondato, un giornale dal 15 novembre 1914, pubblica anche un manifesto interventista di D'Annunzio, ma in realtà di seconda mano, e non abbiamo traccia che ci sia un rapporto fra questi due. L'impresa di Fiume avviene con la decisione di alcuni generali, di alcuni industriali, di alcuni nazionalisti, ma escludiamo completamente i fascisti ed escluso Mussolini. Eppure facciamo un salto di 4 anni. Siamo al 3 novembre 1922.
Mussolini è giunto al potere il 28, il 30 ottobre, il 28 c'è la cosiddetta marcia su Roma, il 30 lui arriva a Roma, riceve l'incarico di formare il nuovo governo. Un socialista democratico interventista, ma contrario al patto di Londra, contrario alla pretesa italiana, che in contrapposizione con le pretese jugoslave vuole la Dalmazia, vuole tutta l'Istria, vuole Fiume, cioè Gaetano Salvemini, scrive da Parigi al suo amico Ernesto Rossi, un giovane ferito, invalido, che ha partecipato da interventista alla Grande Guerra e che dal 19 è un aderente ai fasci di combattimento di Benito Mussolini, collabora al giornale di Mussolini, ma come molti di coloro i quali giovani reduci aderiscono ai fasci di combattimento di Mussolini nel marzo del 1919 e nei mesi successivi, poi quando vedono come si comporta Mussolini ai fasci di combattimento li abbandonano e passano all'opposizione. Ebbene, Salvemini scrive a Ernesto Rossi dopo aver appreso che c'era stata la marcia su Roma, che Salvemini definirà allora e addirittura poi anche 20 anni dopo, mentre tiene un corso di storia sull'Italia contemporanea all'Università di Harvard, lui lascia l'Italia nel 27, definitivamente, perché è antifascista, perché rischiava di fare la fine di Giacomo Matteotti, e prima a Londra e poi negli Stati Uniti continua la sua attività di insegnante universitario per continuare anche la lotta contro il fascismo. E lui scrive: siamo nella luna di miele mussoliniana. Per Salvemini quell'opera buffa, come la chiama nel 22 e la chiamerà anche nelle lezioni ad Harvard negli anni 40, la marcia su Roma, era un'opera buffa. E Salvemini, commentando quello che ha fatto Mussolini, addirittura dice: ma speriamo che questo Mussolini, che lui tra l'altro ammirava molto quando era un socialista rivoluzionario, quando Mussolini diventò una figura prestigiosa, quasi venendo fuori dal nulla, dall'oscurità della provincia a 29 anni, il principale leader del Partito Socialista passato alla corrente rivoluzionaria e direttore dell'Avanti, giovanissimo per 2 anni, Salvemini lo esalta come un uomo di carattere, non era d'accordo con le idee rivoluzionarie di Mussolini, ma lo esalta come un uomo di carattere, un giovane che mantiene la parola, e quando Mussolini decide di abbandonare la tesi che lui aveva proposto e difeso della neutralità assoluta dopo l'inizio della Grande Guerra e fonda il Popolo d'Italia, Salvemini gli scrive apprezzando questo atto di coraggio che questo giovane aveva compiuto, abbandonando un ruolo importante nel Partito Socialista, un posto di rilievo come direttore del quotidiano ufficiale, perché la sua coscienza gli aveva fatto cambiare idea e riteneva che non fosse possibile la neutralità assoluta, ma era necessario l'intervento dell'Italia per fare una rivoluzione sociale, una rivoluzione democratica. Noi non abbiamo traccia che D'Annunzio abbia mai seguito questo giovane rivoluzionario come lo ha seguito Salvemini. Eppure Salvemini spera che ci sia in questo Mussolini, che ovviamente è contrarissimo al fascismo, allo squadrismo, alla marcia su Roma, un briciolo di saggezza, perché Mussolini è il meno pazzo dei giovinetti fascisti. Il problema è, scrive Salvemini a Ernesto Rossi, che c'è D'Annunzio, che detesta Mussolini, ma è il più pazzo di tutti, è il vero dittatore spirituale dei fascisti e aspetta l'ora di buttare giù Mussolini facendo il super fascista e la super camicia nera. D'Annunzio si fa avanti a fare il super Mussolini e prende il suo posto. Mussolini si stroncherà sul problema adriatico. E conclude la lettera Salvemini, sempre riferito a D'Annunzio, che D'Annunzio è il vero direttore spirituale dei fascisti, è un rivale di Mussolini e prenderà il posto del Duce atteggiandosi a super Mussolini. D'Annunzio quindi super fascista, sono sempre frasi di Salvemini, super camicia nera, addirittura Salvemini si augura che il meno pazzo Mussolini possa durare il più a lungo possibile, se no il rischio sarebbe stato di avere
il più pazzo D'Annunzio. Dunque abbiamo visto che D'Annunzio il 16 settembre 1919 insulta pesantemente Mussolini accusandolo di vigliaccheria. 3 anni dopo Gaetano Salvemini da Parigi è convinto che il vero pazzo fascista sia D'Annunzio, super fascista, super Mussolini, super camicia nera, e che D'Annunzio possa addirittura prendere il posto di Mussolini e fare più danni di quanto ne poteva fare Mussolini. Sono possibili queste due idee contrapposte. Quella di storici ancora oggi scrivono che D'Annunzio fu Giovanni Battista di Mussolini, quella di Salvemini, il quale dice che D'Annunzio è addirittura contemporaneo, D'Annunzio sarebbe stato un super Mussolini, e quello che noi possiamo invece oggi sapere, tutto quello che è stato il rapporto fra questi due. Allora bisogna un po' seguire questo rapporto, perché dal 1919 al 1922 il rapporto fra Mussolini e D'Annunzio non è affatto, nonostante la lettera letta così bene di Mussolini, che si proclama ancora nel luglio 1920 un devoto soldato di D'Annunzio, non è affatto un devoto soldato di D'Annunzio. L'esperienza di Fiume viene vissuta da chi la promuove e la conduce come una sorta di opera d'arte geniale, di manovrare la politica, di manovrare le masse, addirittura di contrapporsi all'intera società delle nazioni, alle grandi potenze dominatrici, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, soprattutto Inghilterra e Stati Uniti, che si oppongono all'annessione di Fiume all'Italia, all'annessione della Dalmazia all'Italia, tutte terre che D'Annunzio riteneva fossero italiane e spettassero di diritto all'Italia. E dall'altra parte Mussolini, che sul suo giornale sostiene tutte le cause di D'Annunzio con parole altisonanti, ma in concreto non fa nulla, e poi alla fine abbandonerà D'Annunzio quando Giolitti deciderà, alla vigilia di Natale del 1920, di scacciare il poeta da Fiume, cannoneggiando la città, o meglio il palazzo del governo. Non voleva cannoneggiare i fiumani, che si erano già stufati di D'Annunzio praticamente pochi mesi dopo l'impresa di Fiume. Beh, allora innanzitutto forse conviene fare anche un tentativo di vedere se c'era qualche affinità fra questi due personaggi che poteva predisporli ad essere Giovanni Battista e Gesù del fascismo, oppure predisporli ad essere, come poi di fatto saranno, dei riduci rivali, degli antagonisti. 20 anni di differenza sono molti. Eppure c'era qualcosa che rendeva piuttosto affini Mussolini e D'Annunzio, ed era il loro smisurato individualismo, che entrambi avevano alimentato, sia pure in modo diverso, leggendo il pensiero di Friedrich Nietzsche. Se c'è un elemento comune tra D'Annunzio e Mussolini nella loro formazione, anche con 20 anni di differenza, è il culto di se stessi, elaborato anche attraverso la filosofia del superuomo. Tutti e due sono convinti di essere individui che devono costruirsi la propria vita come un'opera d'arte, come un'avventura continua, infinita, affermare il proprio io cercando di dominare l'ambiente nel quale vivono. D'Annunzio c'è già riuscito come poeta, come drammaturgo, come romanziere. Mussolini, avevo delle immagini, ma purtroppo la luce del sole, sia pure al tramonto, non avrebbe permesso di vedere questi due soli nascenti della politica italiana. Quando D'Annunzio è parlamentare della destra che passa alla sinistra con la famosa frase «vado verso la vita», poi in realtà lo si prende fuori dal Parlamento perché non fu più rieletto, Mussolini era un giovane sperduto, ma desideroso di avventura, aveva appena 20 anni, ed è un vagabondo che va in cerca di avventura e di lavoro in Svizzera, dove inizia la sua militanza di socialista rivoluzionario come giornalista. Ma noi abbiamo le fotografie di Mussolini schedato dalla polizia svizzera, lo vediamo proprio come una specie di delinquente di fronte, di profilo,
coacciliato come un animale perseguitato, che è stato arrestato per vagabondaggio e poi per agitazione, poi per scioperi, poi espulso due volte da due cantoni perché aveva falsificato il passaporto per non dover tornare in Italia a fare il servizio militare. Insomma, quando Mussolini è un vagabondo che non sa neanche quale sarà il suo futuro, ma intanto vive facendo il giornalista e l'agitatore politico, D'Annunzio è un astro mondiale come scrittore, come drammaturgo, come poeta. Sappiamo che Mussolini dà una lettera a un suo compagno di scuola, gli chiede alcune opere di D'Annunzio, per esempio il poema sui mille, su Garibaldi. Sappiamo dal registro della biblioteca di Ginevra, dove curiosamente nel 1904 si trovano a frequentarla insieme, perché nel registro ci sono le firme dell'uno e dell'altro, Benito Mussolini e Vladimiro Ulyanov, che pochi sapevano allora che si chiamava come nome di battaglia Lenin. Ed è probabile che fra i due ci sia stato anche un occasionale incontro, perché si sono trovati, questo risulta dalla stampa, contemporaneamente il 18 marzo 1904 a commemorare la Comune di Parigi alla birreria Ad Verche di Ginevra. Non sappiamo se si scambiarono le parole, sappiamo però che Mussolini fa immediatamente una cronaca di questo incontro sulla Comune e dice che lui ha fraternizzato, anche alcuni amanti, ha fraternizzato con la comunità dei socialisti russi e insieme hanno cantato gli inni dell'Internazionale. E sappiamo che Lenin, quando partecipava a queste riunioni, amava alla fine invitare a cantare e lui a fare il direttore d'orchestra. Poi sarà il dittatore d'orchestra, ma in ben altro modo. D'Annunzio in questo periodo è un astro nascente, è un Mussolini, questo non è neanche un astro nascente. D'Annunzio splende, però sappiamo che dalla biblioteca di Ginevra riprende in lettura alcuni romanzi di D'Annunzio. Altro non sappiamo. Sappiamo però che quando Mussolini scrive un saggio sulla filosofia di Nietzsche, piuttosto sprezzantemente, ma solo di sfuggita, dice: ma questo concetto formidabile del superuomo, che è un impegno a vivere un'esistenza intensificata verso l'avvento di una nuova società con la trasmutazione di tutti i valori, è diventato un elemento del dandismo tipo D'Annunzio. Cioè, l'unica traccia che noi abbiamo, a parte la lettura di un poema e di qualche romanzo, è il disprezzo che Mussolini aveva per il superomismo di D'Annunzio come lettore di Nietzsche. Però sicuramente questo è un tratto che li accomuna. L'idea che entrambi hanno di avere una prepotente personalità che si deve affermare. Nel periodo in cui Mussolini cerca di affermare la sua personalità come socialista rivoluzionario, è completamente, credo, sconosciuto a D'Annunzio. Nel periodo in cui Mussolini, convertito all'interventismo, diventa uno dei capi delle agitazioni interventiste, anche a Roma, dove D'Annunzio partecipa più volte, non risulta che abbiano avuto nessun rapporto personale. Probabilmente non c'era da parte di Mussolini nessuna speciale simpatia per la personalità di D'Annunzio, non c'era da parte di D'Annunzio nessuna curiosità a sapere chi erano gli altri capi dell'interventismo, perché ovviamente l'interventismo era la sua opera d'arte. E se c'erano un po' di manovali che facevano lo stesso lavoro, a lui non interessava. Quindi D'Annunzio organizza la spedizione di Fiume, Mussolini con il suo giornale l'appoggia dando inizio ad una sottoscrizione, ma per esempio noi sappiamo dai documenti che il segretario delle fasce di combattimento, che sono nati nel marzo del 1919 senza nessun rapporto con D'Annunzio, ma che dopo il 12 settembre si mobilitano attraverso il giornale Popolo d'Italia, attraverso l'organo delle fasce di combattimento, il Fascio, per la spedizione di Fiume. Ma il segretario delle fasce di combattimento, un personaggio di cui probabilmente nessuno sente più parlare neanche nei libri di storia, Umberto Pasella, non è Mussolini formalmente il segretario generale del movimento da lui fondato, ma è Umberto Pasella, il quale ai giovani che gli scrivono, giovani fascisti che vogliono andare a Fiume, come si fa per andare a Fiume? Vogliamo dare la nostra mano a D'Annunzio? Dice: ma che, non andate a Fiume, dovete combattere qui, è più pericoloso combattere in Italia il bolscevismo piuttosto che andare da D'Annunzio a Fiume. Quindi non danno nessun appoggio materiale di persone se non di fondi
che poi in larghissima parte vengono usati da Mussolini, ma con l'autorizzazione di D'Annunzio, per organizzare la campagna elettorale dei fasci di combattimento, che rende a Mussolini non più di 4.600 voti e la totale disfatta nelle elezioni politiche del 1919, quando il Partito Socialista diventa il primo partito nel Parlamento italiano. Quindi la posizione di questi due personaggi, accomunati soltanto dalla smisurata ambizione di affermare la propria personalità nel mondo in cui operano, è totalmente sbilanciato a favore di Gabriele D'Annunzio, non solo perché è già celeberrimo quando Mussolini inizia l'attività politica, ma in questo periodo, dopo la sconfitta elettorale, Mussolini, che sperava di diventare uno dei capi del combattentismo, dei reduci della Grande Guerra, in realtà nella città dove ormai lui era noto dal 1912 come direttore dell'Avanti, prende meno di 5.000 voti. I socialisti, in maniera piuttosto sprezzante, pare che abbiano fatto un trafiletto, io non l'ho trovato, ma circola in molte testimonianze. Dopo le elezioni, 16 novembre 1919, è stato ritrovato nel Naviglio un cadavere in stato avanzato di putrefazione, pare che sia quello di Benito Mussolini. Io non ho trovato questa notizia macabra, ma si sa da diverse testimonianze che addirittura fu organizzato un funerale con un cadavere finto di Mussolini sotto l'appartamento di Mussolini a Milano, e assistette la moglie e la figlia. Mussolini era veramente un cadavere nel 1919, dopo le elezioni. Pensa addirittura di lasciare la politica. La sua amica, la sua mentore, la sua amante, Margherita Sarfatti, addirittura ha testimoniato in un libro pubblicato quando Mussolini è il duce nel 1926, che Mussolini le confida dopo la disfatta totale nelle elezioni del 1919, di voler abbandonare la politica, vendere il giornale, andarsi in giro per il mondo, suonava il violino, oppure a scrivere commedie, oppure a fare l'attore. Forse erano le battute, ma nonostante tutto rimane il fatto che alla fine del 1919 D'Annunzio sta costruendo un proprio principato personale a Fiume. Mussolini praticamente è politicamente un cadavere. Come si arriva dalla fine del 19 alla fine del 20, quando Mussolini si trova a salire piano piano all'orizzonte della scena politica, mentre D'Annunzio piano piano tramonta? Non possiamo fare tutta la storia delle rapporti tra D'Annunzio e Mussolini durante questo anno, ma ci sono due elementi fondamentali. Il primo, che D'Annunzio si dichiara soldato fedele di Mussolini, ma tutte le volte che D'Annunzio lo istiga a partecipare, a organizzare, a preparare, a collaborare ad una marcia che, partendo da Fiume, doveva arrivare a Roma, Mussolini lo frena in continuazione. C'è una leggenda attorno a Mussolini, anche nei libri di storia, di storici e di biografi autorevoli, che Mussolini nel 19 è ancora un rivoluzionario, è ancora uno che vuole mettere a soqquadro l'Italia per portare al potere la nuova classe dirigente fatta dai combattenti. Ma se si leggono attentamente gli scritti e i discorsi di Mussolini, a documentazione di questo periodo, quello che risalta è che D'Annunzio è un rivoluzionario. D'Annunzio a Fiume vuole promuovere un movimento rivoluzionario. D'Annunzio a Fiume si circonda di rivoluzionari, nazionalisti, ma rivoluzionari, poi anche un po' di anarchici, e poi anche un po' di futuristi, quali pensano che sia possibile trapiantare in Italia, latinizzando il termine che usano, il bolscevismo. E lo stesso D'Annunzio addirittura dice che il cardo bolscevico trapiantato a Fiume potrà far sorgere una rosa rossa. D'Annunzio è favorevole da Fiume, che ormai è uno stato che apre relazioni o propone di aprire relazioni diplomatiche con gli altri stati contro la Società delle Nazioni, al riconoscimento del governo bolscevico, contro il quale Mussolini si scaglia immediatamente fin dalla rivoluzione di ottobre. Ci sono degli anarchici a Fiume, ci sono futuristi quali pensano che sia possibile un'alleanza con tutti i rivoluzionari italiani, anarchici e bolscevichi e comunisti, per abbattere il regime borghese, per abbattere la plutocrazia, come veniva chiamata, della Società delle Nazioni. Mussolini molto spesso ha parole
nei discorsi, negli scritti, parla di rivoluzione italiana, il termine è questo, l'adopera lui, l'adopera d'Annunzio, ma se si leggono attentamente i suoi scritti, i suoi discorsi e i documenti che lo riguardano in questo periodo, Mussolini è sempre contro qualsiasi vera iniziativa rivoluzionaria o persino illegale. Perché? Perché non è un rivoluzionario, probabilmente ha smesso di essere un rivoluzionario quando ha smesso di essere un socialista rivoluzionario, ma perché è convinto, sapendo valutare meglio di D'Annunzio la realtà nella quale ci si muove, senza avere il genio visionario di D'Annunzio. D'Annunzio guardava a un'utopia che avrebbe fatto di quella città olocausta, addirittura il centro di una sollevazione mondiale di tutti i popoli oppressi, dagli arabi all'Egitto fino all'India, fino alla Cina, contro la società delle nazioni. Nasce veramente la Lega dei Popoli Oppressi, c'è una sorta di antisocietà delle nazioni per tutti coloro che vedono in fiume una sorta di nucleo esplosivo che aveva fatto saltare l'impero britannico, l'impero francese, per liberare tutti i popoli come D'Annunzio voleva liberare i fiumani. E se ne rivolge anche ai serbi. D'Annunzio vuole assicurare che lui non vuole affatto conquistare e dominare territori che non appartengono alla tradizione italiana. Ebbene, in tutto questo Mussolini fa sempre, pure se a parole, approva i progetti che gli propone D'Annunzio, fin abbiamo letto in lettera, fin dal settembre del 1919 al settembre 1920, l'ultimo piano di D'Annunzio, molto dettagliato e piuttosto lungo, per un'insurrezione e relativa marcia su Roma, e D'Annunzio lo manda a Mussolini, dettagliatissimo. Mussolini fa un contro memorandum in cui si dice d'accordo su tutto, siamo nel settembre del 1920, salvo a dire a D'Annunzio: sì, comandante, ma dobbiamo rinviare tutta la primavera del 1921 almeno, perché non ci sono le condizioni. Mussolini parla di rivoluzione, parla di necessità di portare al potere la nuova classe dirigente nata da Trincea, linguaggio simile a quello di D'Annunzio, con la differenza che D'Annunzio ci crede, sia pure in un modo tutto d'annunziano. Crede alla possibilità che si possa realizzare questa rivoluzione, crede, quella che è stata chiamata poi da alcuni suoi seguaci l'ora sociale di D'Annunzio, crede che il fondamento della nuova società che deve avere origine dal genio d'annunziano a fiume deve avere al centro il lavoro. Il lavoro. Quando dopo 1919 D'Annunzio decide di rompere anche con i fiumani che avrebbero accettato un modus vivendi, come si chiamava, cioè risolviamo questa situazione e troviamo un accordo. Il capo dei fiumani autonomi, Zanella, avrebbe voluto che si risolvesse questa situazione creata da D'Annunzio. Alla fine finisce con lo staccare anche la popolazione fiumana, ma non i legionari fiumani, cioè tutti quelli che erano accorsi anche da altri paesi europei a sostegno della causa di fiume, Francia, Belga, statunitensi, giovani che vanno a vivere questa eccitante esperienza di un esperimento rivoluzionario creato da un poeta. Voi immaginate cosa poteva essere nel 1919, qualcosa che non era mai accaduto se non per un brevissimo periodo, quando un poeta, Kurt Eisner, fonda una brevissima repubblica sovietica a Monaco di Baviera, ma viene subito spazzata via. D'Annunzio invece ci riesce. La straordinarità di questo fenomeno, che oggi sfugge perché viene un po' a volte ridicolizzato, a volte drammatizzato, a volte ridotto ad un episodio di sedizione voluto da un poeta senza effettiva capacità poi di avere nessuno sviluppo, ma in quel periodo pensate che da 10 anni i futuristi erano diventati un movimento internazionale, il primo movimento di avanguardia artistica che si era proposto di portare la formula futurista, gli artisti al potere, che addirittura fondano nel 18 il partito politico futurista con un programma futurista, con i fasci futuristi che saranno un po' la struttura originaria poi dei fasci di combattimento, che saranno quasi una fusione futurista, ardito e fascista, sono 3 etichette in un corpo solo. Eppure i futuristi non riescono neanche a diventare consiglieri comunali,
e corrono subito da D'Annunzio a Fiume, Marinetti, corrono pronti a dare al poeta la loro geniale collaborazione. D'Annunzio, andatevene a casa. E in questa esperienza quello che Mussolini capisce è che il poeta può essere usato, l'esperienza di Fiume può essere usata per la sua politica in Italia, ma non può essere assecondata nelle sue illusioni rivoluzionarie, perché per Mussolini il rischio non era quello di fallire contro un governo che lui considerava inetto, imbelle. Orlando Nitti, Giolitti, beh, Giolitti lo preoccupava un po', ma Orlando e Nitti per lui erano assolutamente incapaci di reprimere un moto rivoluzionario. Ma il problema per Mussolini, che stava in Italia non a Fiume, era che se i fascisti avessero mai iniziato un moto rivoluzionario, chi ne avrebbe dato vantaggio sarebbero stati i socialisti massimalisti, i quali stavano coltivando il mito di una rivoluzione bolscevica in Italia. Poi saranno incapaci di farla, non ci proveranno neanche, ma avevano le masse, avevano organizzazioni sindacali e avevano un reale successo fra tutti coloro che, anche reduci dalla guerra, erano contro la guerra e guardavano al mito bolscevico come un mito di liberazione dal capitalismo, di liberazione dal nazionalismo e di condanna della guerra e dei 500.000 morti, che per D'Annunzio e Mussolini era il simbolo sacro di ciò che l'Italia doveva avere. Per i socialisti e per le masse socialiste erano le vittime sacrificate del capitalismo. Quindi Mussolini non pensa minimamente di assecondare D'Annunzio in questa impresa, in questi tentativi. Lo fa nel 1900 del settembre del 19, abbiamo sentito dalla lettera il primo proposito rivoluzionario, piano, facciamo così, poi lo fa nel 20, ma fa di tutto perché questo non avvenga. Mussolini nel 19 e per tutto il 20 si definisce lui stesso, è uno zingaro della politica. I fasci di combattimento sono un movimento marginale. Nel dicembre del 1919, dopo 7 mesi di vita, con un giornale nazionale, con finanziamenti piuttosto cospicui, in tutta Italia ci sono 37 fasci e poco meno di 900 iscritti. Con questi non si sarebbe fatta neanche la rivoluzione a Rocca Cannuccio. D'Annunzio aveva un numero più ampio, aveva dei soldati, aveva i legionari, cioè delle truppe a lui fedeli, con i quali avrebbe potuto tentare, e lo si teme D'Annunzio da parte del governo italiano. Lo si teme soprattutto quando il suo capo di gabinetto, dall'inizio del 1920, diventa un autentico rivoluzionario, Alceste De Amaris, sindacalista rivoluzionario, che è il vero autore di quella Carta del Carnaro, la Costituzione dello Stato di Fiume, che D'Annunzio metterà in bellissima veste letteraria, ma la sostanza è di questo sindacalista rivoluzionario, Alceste De Amaris, che era un collaboratore dei fasci di combattimento, aderisce ai fasci di combattimento nel marzo del 1919 e lo è fino alla fine del 1919, ma poi capisce che Mussolini non va da nessuna parte e il cadavere politico di Mussolini praticamente vanifica la speranza che i fasci possano diventare un movimento rivoluzionario sindacalista in Italia. Alceste De Amaris diventa il principale collaboratore di D'Annunzio in questo esperimento sociale di una Costituzione che era fondamentalmente una Costituzione libertaria, sindacale, che dava larghissimo spazio ai lavoratori, larghe autonomie comunali addirittura, però aveva tra i suoi punti fondamentali l'annessione di Fiume all'Italia e quella che sarebbe stata l'ennesima prova di fare una spedizione che da Fiume arrivasse a Roma, che portasse il comandante a cambiare lo Stato italiano, a cambiare la Costituzione italiana. Mussolini dopo il 1919 non cerca più neanche di tentare a parole, c'è una sua espressione che usa nel congresso, il secondo congresso dei fasci di combattimento del 1920, nel maggio del 1920 a Firenze, dove lui arriva tutto tronfio in aereo perché era stato a trovare D'Annunzio a Fiume, ma quello che dice in questo convegno, che doveva rilanciare questo movimento ormai cadaverico, è che ormai bisogna entrare nella nave borghese e lavorare al suo interno, non mandarla a picco, mentre D'Annunzio la nave borghese la voleva mandare a picco.
tant'è vero che si progettano anche piani di azione comune con gli anarchici di Enrico Malatesta. E sono tentativi che non hanno nessuno sbocco, ma che in quel momento, oggi noi sappiamo che sono tutti tentativi neanche tentati o anche difficilmente attuabili, ma allora ci si credeva, allora si poneva il problema di cosa rappresentava D'Annunzio. D'Annunzio era sì un poeta, era sì un sublime cialtrone, ma aveva fatto la guerra, era veramente un uomo che aveva perso un occhio nella guerra, che era diventato una figura nazionale, internazionale, e il duce per tutti i giovani reduci, per tutti i combattenti che credevano che i 500.000 morti non erano stati sacrificati dal capitalismo, ma erano stati sacrificati per la grandezza dell'Italia, chiamano duce D'Annunzio. Mussolini non è il duce, non è neanche nei fasci di combattimento, nessuno lo chiama duce, lo chiamano al massimo compagno Benito o professor Mussolini, quelli che mantenevano le distanze. Non era neanche il segretario generale, formalmente non era il capo dei fascisti. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la fine dell'esperienza fiumana, che viene risolta da Giovanni Giolitti col cannoneggiamento. D'Annunzio fa una figura non molto eroica, perché pur avendo lui sfidato la morte e rischiato la vita durante la guerra, lui dice che tra l'Italia di Fiume, che la vera Italia, l'Italia sana, l'Italia, quell'Italia marcia, che è l'Italia del continente, l'Italia borghese, l'Italia liberale, ci sarebbe stato il suo cadavere. E in realtà non ottiene la soddisfazione di morire, va via sprezzando il popolo italiano che pensa ai pranzi, a godersi le gozzoviglie natalizie invece di sollevarsi per difendere l'impresa di Fiume. Ma quello che più brucia D'Annunzio è il tradimento di Mussolini, perché Mussolini nel novembre del 1920, il 12 novembre 1920, quando Giolitti riesce a risolvere la questione di Fiume con lo Stato jugoslavo, stabilendo che Fiume sarà uno Stato indipendente ma collegato all'Italia, con garanzie per la popolazione delle altre città italiane, Mussolini lo accetta. Lo considera un patto che, anche se non riesce a garantire l'annessione di Fiume all'Italia, la parte della Dalmazia prevista dal passo di Londra all'Italia, Mussolini crede che sia un buon accordo e lo approva. E lo approva. Si è vociferato di trattative tra Giolitti e Mussolini. Mussolini odiava Giolitti quanto lo odiava D'Annunzio, ma da politico realista sapeva che con Giolitti si doveva trattare se era necessario. Anche se non ci sono prove di trattative dirette o indirette, sappiamo però che Mussolini scrive un articolo in cui approva il trattato di Capalno, provocando però reazioni violentissime anche da parte dei suoi stessi compagni, non si chiamavano ancora camerati fascisti, molti dei quali seguono D'Annunzio, quando D'Annunzio, tornato in Italia, in sdegnoso esilio a Gardone, vede nascere però intorno a sé un movimento di legionari d'annunziani antifascisti. Alceste De Abris, sindacalista rivoluzionario, uno dei primi organizzatori, nel 1921, dopo il fallimento dell'impresa fiumana, di un movimento antifascista che si richiamava ai principi della rivoluzione italiana, dell'interventismo, della guerra, ma in un modo completamente diverso da quello che aveva in quel momento adottato Mussolini, accettando di navigare con la nave borghese, cercando di farsi strada nella reale Italia del 1920, piuttosto che continuare a seguire D'Annunzio in una immaginaria Italia nuova. Sono finiti i rapporti fra questi due in questo periodo, ma il carteggio dimostra che D'Annunzio cerca sempre di lanciare dei messaggi di riconciliazione con D'Annunzio, specialmente quando il movimento fascista, da quello sparuto gruppo di fasci di combattimento, non per iniziativa di Mussolini, non per un attivo intervento di Mussolini, ma perché nascono spontaneamente, cioè indipendentemente da Mussolini, questi nuovi movimenti di squadristi armati della Valle Padana, e nasce il fascismo armato, nasce il fascismo di massa. Valle Padana, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Toscana, Marche, nasce un movimento fascista di massa
che si incarna nello squadrismo, nella violenza contro le organizzazioni operaie, contro i sindacati, contro il Partito Socialista, ma non per iniziativa e per impulso di Mussolini. Poi si riconoscono nei fasci di combattimento, nel nome, si chiamano fascisti, usano il fascio di combattimento come simbolo, il fascio che non è il fascio poi quello romano, ma è ancora quello repubblicano. Ma non si riconoscono i Mussolini come capo, come duce. Per questi giovani squadristi che danno origine al vero movimento fascista di massa, che poi diventerà partito, che poi diventerà regime, si riconoscono ancora in Gabriele D'Annunzio. E chi sono questi giovani? Beh, sono Dino Grandi, romagnolo, Roberto Farinacci, che era con Mussolini al 19, ma non accetta questa conversione di Mussolini a un sistema tutto sommato di inserimento dello Stato liberale borghese. Sono Italo Balbo, tutti fascisti che nascono spontaneamente, non per impulso di Mussolini, per iniziativa propria, sovvenzionati dagli agrari soprattutto, ma per iniziativa propria, e che riescono a trasformare quel minuscolo e disperso movimento dei fasci di combattimento in movimento di massa, ma che riconoscono le origini del fascismo come loro lo intendono in D'Annunzio, nel fiumanesimo, nell'esperienza che D'Annunzio ha creato a Fiume. E non è soltanto un fatto ideale, un fatto di preferire un uomo che aveva dimostrato di essere un eroe di guerra, mentre Mussolini si viene ferito e lascia il fronte definitivamente nel febbraio del 1917, ma viene ferito accidentalmente per l'esplosione di un mortaio. E anche se diventa caporale e poi sergente, non abbia avuto un curriculum particolarmente eroico, mentre D'Annunzio era comunque quello che sappiamo, il poeta soldato con un occhio in meno, che aveva partecipato a imprese che avevano sconcertato tutto il mondo. No, c'è un altro aspetto importante, che questi giovani squadristi che danno origine a un movimento di massa che si impone con la violenza lì dove fino a quel momento dominava il Partito Socialista, le organizzazioni socialiste, non accettano la politica che Mussolini propone nell'estate del 1921, che di fronte a questo movimento di massa armato che lui non ha creato ma che vuole comandare, Mussolini lancia la proposta di farla finita con le violenze, perché ormai questi fascisti hanno vinto, e propone e sottoscrive nell'inizio di agosto del 1921 un patto di pacificazione con i socialisti e con la Confederazione Generale del Lavoro. Cioè le vittime delle aggressioni dello squadrismo fascista, che Mussolini ritiene debbano essere ormai trattati come dei partiti con i quali bisogna fare degli accordi. I capi squadristi, Dino Grandi, Italo Balbo, Roberto Farinacci, si ribellano contro Mussolini, si ribellano contro la sua volontà di essere, come lo chiamano sprezzantemente, preteso padre padrone del fascismo, perché lui vuole imporre il patto di pacificazione, vuole imporre la smilitarizzazione del fascismo e vuole trasformare il movimento squadrista in un partito parlamentare. Aveva già inventato anche il nome Partito del Lavoro. E nell'agosto del 1921, quest'uomo che era un cadavere politico nel 1919, alla fine del 1919, rischia di diventare nuovamente un cadavere politico, perché i giovani squadristi, i capi dello squadrismo provinciale, si ribellano contro di lui, organizzano a Bologna una grande manifestazione contro Mussolini, contro il patto di pacificazione, contro la smilitarizzazione dello squadrismo, e quando Mussolini, minacciando di distruggere il fascismo che ha creato, è quello che lui scrive, si dimette dall'unico ruolo che aveva nel Comitato Centrale di Fasci di Combattimento e minaccia di distruggere il fascismo, cosa fanno questi giovani squadristi? I capi di questi giovani squadristi non solo mobilitano lo squadrismo contro Mussolini, che viene chiamato traditore, ha tradito il socialismo nel 14, adesso vuole tradire il fascismo nel 21, e vanno da D'Annunzio a Cardone. Io ho avuto l'occasione, del tutto veramente occasionale, di conoscere in anziana età Dino Grandi, al quale ho chiesto, stavo scrivendo un libro sulla storia del Partito Fascista e trovo questo episodio, un grosso
un grosso episodio della ribellione degli squadristi contro Mussolini, che se avesse avuto il seguito che loro volevano dare, la storia d'Italia sarebbe stata completamente diversa probabilmente. E vanno ad Annunzio, a Gardone, e gli propongono di assumere la guida del movimento fascista, perché loro riconoscono in D'Annunzio il duce del fascismo, e in D'Annunzio riconoscono colui il quale può guidarli alla conquista del potere e non quel traditore opportunista di Mussolini. Questa è una testimonianza che Grandi non ha dato nelle sue memorie, ma oralmente, quindi la prendo per buona. Dice che D'Annunzio li riceve, vanno lui Balbo e Marsic, li riceve. Marsic era un fascista veneziano totalmente d'annunziano, che aveva un ruolo importante anche nel 22 nei rapporti fra D'Annunzio e Mussolini, e pare che D'Annunzio abbia detto, abbia ascoltato, poi si sia, riesco ancora a vedere il volto di questo vecchio Lino Grandi che cercava di fare la parte di D'Annunzio non somigliandogli affatto. D'Annunzio si ritira e vuole meditare su questa proposta e vuole consultare le stelle per avere una risposta. La mattina, racconta Grandi, D'Annunzio gli riceve e con aria sconsolata dice: mi dispiace, la notte era nuvolosa, però le stelle non mi hanno risposto. È un aneddoto, ma è reale che loro nel settembre del 1921 vanno da D'Annunzio a offrirgli la guida del movimento fascista che Mussolini, secondo loro, aveva tradito. Di fronte alla decisione, o meglio, alla indecisione, alla rinuncia di D'Annunzio, questi giovani di 25-26 anni, sì, importanti perché avevano creato questo fascismo, un movimento di massa, ma sono completamente sconosciuti al di fuori della provincia dove avevano operato con il terrorismo squadrista, cercano di vedere, di ritrovare una strada di accomodamento con Mussolini, ma è soprattutto Mussolini che, per non fare la fine del 1919, sceglie a compromessi con questi giovani squadristi e decide di accettare la loro idea di trasformare il movimento squadrista in un partito armato, in un partito milizia, ed è quello che nasce poi nel novembre 1921 a Roma. Cosa fa D'Annunzio in questo periodo? Beh, in questo periodo D'Annunzio praticamente si isola completamente dalla scena politica. I legionari d'annunziani antifascisti cercano di coinvolgerlo in un'azione contro il fascismo, ma D'Annunzio si mantiene distante da tutto questo. Arriviamo al 1922, il fascismo ormai è straripato in gran parte dell'Italia centrale, dell'Italia settentrionale, e comincia a puntare alla marcia su Roma. Cosa fa D'Annunzio in tutto questo? D'Annunzio viene interpellato dai peggiori suoi avversari nel periodo di Fiume, cioè da Nitti, probabilmente da Giolitti, no, da Nitti, e dagli altri dirigenti dello Stato liberale che lui disprezzava, per cercare di coinvolgere in una iniziativa contro il fascismo e contro Mussolini. L'iniziativa era fondamentalmente quella di prevenire quella che ormai veniva pubblicamente minacciata dai fascisti, annunciata dai fascisti, cioè una marcia su Roma, organizzata una grande manifestazione patriottica per il 4 novembre 1922, che avrebbe dovuto avere come suo principale protagonista Gabriele D'Annunzio, il quale avrebbe dovuto lanciare un messaggio che già lanciava dall'epoca della fine dell'esperienza fiumana di pacificazione, di riconoscimento dei diritti dei lavoratori, lui che aveva definito il fascismo squadrista lo schiavismo agrario, pubblicamente lo aveva bollato, lo odiava, lo disprezzava, anche se poi questi giovani lo corteggiavano come il loro duce. E D'Annunzio sembra che sia stato tentato entrare in alcuni episodi, come riguarda anche il fatto che quando i fascisti scatenano una reazione contro uno sciopero generale proclamato all'inizio di agosto da tutte le organizzazioni antifasciste, politiche e sindacali, viene stroncato dalla violenza squadrista. Gli squadristi e i fascisti vanno a prendere D'Annunzio, che era a Milano, lo portano a Palazzo Marino, dove i fascisti avevano defenestrato l'amministrazione socialista, e gli fanno fare un discorso che però non è un discorso fascista e cercano di comprometterlo. Poi però il 13 agosto, se non ricordo male, per una disavventura ormai chiarita da un suicidio, una vendetta di un amante tradita, D'Annunzio cade dalla finestra e
rischia di morire. Però nell'ottobre lui viene nuovamente interpellato. Viene nuovamente interpellato e Mussolini avverte che ci sono queste manovre. E l'11 ottobre, siamo praticamente 10 giorni prima, 2 settimane prima dell'inizio della marcia su Roma, Mussolini va da D'Annunzio, non sappiamo bene cosa si siano detti. Quello che è per certo è che D'Annunzio, che teneva molto alla Federazione dei Lavoratori del Mare, che era una federazione antifascista, contro la quale i fascisti avevano creato una corporazione dei lavoratori del mare, Mussolini gli dà in cambio dell'assenso di D'Annunzio, gli dà in cambio lo scioglimento della corporazione fascista e il riconoscimento della federazione dei lavoratori del mare. Però sappiamo che ancora il 26 ottobre Facta, presidente del Consiglio, sollecita D'Annunzio a partecipare a questa grande manifestazione di riconciliazione nazionale e di riconoscimento dei diritti dei lavoratori, quindi una sconfessione totale dello squadrismo fascista, il 4 ottobre in Campidoglio al Vittoriano per commemorare l'anniversario della vittoria italiana. Qui entriamo lì dove non sappiamo cosa fosse nella mente di D'Annunzio. Il 26 ottobre D'Annunzio scrive a Facta che ha la febbre, o fa scrivere, non può partecipare a questa manifestazione. Non può partecipare a questa manifestazione. Se uno pensa cosa poteva accadere in un movimento fascista che si era sì gonfiato con la violenza, ma che nonostante fosse diventato il partito più aggressivo e più numeroso dal punto di vista degli iscritti, avesse debellato con la violenza tutti i partiti avversari, non aveva una forte omogeneità interna, una forte organizzazione interna, e poteva disgregarsi se solo avessero applicato con il codice Zanardelli anche l'esercito contro una banda armata del tutto illegale, che D'Annunzio condannava, D'Annunzio disprezzava. Ma il 26 ottobre lui rinuncia a questa possibilità, che la sua presenza a Roma poteva essere una alternativa al fascismo, e forse è per questo che il segretario nazionale del Partito Fascista, che non è Mussolini ma è calabrese Michele Bianchi, che detestava D'Annunzio perché sapeva che D'Annunzio era contro il fascismo, decide di anticipare la mobilitazione della marcia su Roma, che alla fine come ricatto riesce e porta Mussolini a Roma. Mussolini scrive il 28 ottobre a D'Annunzio, sapendo che era una sua pedina alternativa molto pericolosa, anche se per Mussolini D'Annunzio abbiamo le testimonianze di un intimo collaboratore come Cesare Rossi, abbiamo le testimonianze della sorella di Mussolini e di Vige. Mussolini chiamava D'Annunzio un poeta politicamente inconcludente. E addirittura nel congresso di Roma, quando lui riesce a riconquistare il movimento fascista e a trasformarlo in partito, usa il discorso conclusivo un linguaggio piuttosto sprezzante verso la costituzione del Carnaro, perché non è che con le utopie dei profeti, dei poeti, si possono creare degli stati. D'Annunzio alternativa di Mussolini? Poteva esserlo, non lo è stato. D'Annunzio fascista, dopo che Mussolini riesce pian piano, quando D'Annunzio ancora nel 24 chiama l'Italia dopo il delitto Matteotti una fetida ruina, e sappiamo che disprezza i fascisti, disprezza la volgarità dei fascisti, non li riconosce minimamente, nonostante quello che poi scriveranno gli storici dopo, come dei suoi figli, sia pure degeneri. Per Mussolini D'Annunzio non è più un pericolo, e riesce a sedurlo omaggiandolo come un grande eroe, come una grande figura, e soprattutto poi garantendogli una prosecuzione di un'esistenza lussuosa, ma in totale dissenso da parte di D'Annunzio. Non sarà mai fascista con la testa del partito fascista, continuerà a sentirsi estraneo al fascismo, eppure se mantiene questo rapporto con Mussolini fin dal 1926, quando ormai rinuncia a qualsiasi strumentalizzazione da parte degli ultimi d'annunziani antifascisti, lui dice, beh certo, i fascisti invecchiano cantando giovinezza, e poi continuerà a mandare frecciate a Mussolini tutte le volte che Mussolini lo omaggerà di qualche concessione. Non c'è nessuna affinità tra Benito Mussolini e Gabriele D'Annunzio. Le affinità tra il fenomeno d'annunziano a Fiume, il fiumanesimo, e il fascismo sono soltanto in alcuni aspetti esteriori di
simboli, riti, linguaggi, ma non nella sostanza di quello che rimaneva comunque un movimento libertario e di quello che diventa invece un regime totalitario. L'ultimo tentativo che farà D'Annunzio, dopo che si esalta lui stesso per la figura di Mussolini durante la guerra d'Etiopia, allora lui lo riconosce come un grande, l'ha sempre disprezzato intimamente, ma la vittoria di Mussolini contro la Società delle Nazioni, la vittoria di Mussolini contro l'Inghilterra, contro tutti coloro i quali avevano impedito a Fiume di diventare italiana quando D'Annunzio la voleva italiana, lo sente come un grande con cui ancora può parlare da pari a pari. Poi però, quando vede che Mussolini comincia ad avvicinarsi troppo alla Germania, lui che odiava i tedeschi e definisce Adolf Hitler, Adolfo Attila dalla Pennellessa, col fatto che Hitler era stato ritenuto un imbianchino, non un pittore, e addirittura sembra che quando l'ultimo incontro che hanno a Verona, quando Mussolini torna trionfante dal viaggio in Germania nel settembre, D'Annunzio, ci sono delle immagini fotografiche cinematografiche veramente avvilenti per il povero D'Annunzio, che lo segue come un cagnolino, non si sa se lo abbia complimentato per il suo straordinario successo o gli abbia detto: stati attento caro Benito, da quell'Attila dalla Pennellessa che ti porta alla rovina. D'Annunzio muore nel 1938, pare che Mussolini abbia detto al suo genero Galeazzo Ciano: dopo la morte di D'Annunzio un po' quell'uomo mi manca, ma probabilmente che se ne fosse liberato fin dal 1926 era una delle forme attraverso le quali Mussolini si sentiva più sicuro come duce del fascismo e non come duce rivale di D'Annunzio. Grazie. Vorrei fare un po' una forzatura sull'attualità. Prendendo lo spunto, tu dicevi giustamente che D'Annunzio era libertario, si può dire anche che era libertino, ma non era certo liberale, come non lo era Mussolini. In questo partecipano di quella grande stagione che risulterà poi la fucina di un'uscita dittatoriale e totalitaria, la prima in Europa, il primo paese in Europa che diventa l'Europa occidentale, togliamo di mezzo la Russia che ha un altro esito sempre dittatoriale e totalitario, ma è il primo paese peraltro vincitore, almeno formalmente, che rovina in una dittatura. E quindi, per arrivare a considerazioni che ci possono portare all'attualità, si è pensato all'Italia come malata di un germe, diciamo così, illiberale, che c'è prima di Mussolini, c'è prima di D'Annunzio, che loro coltivano, che poi porterà appunto al fascismo, ma che sarebbe un connotato della cultura italiana, no? Per cui, cito Eco, che è il nome più famoso, il fascismo è qualcosa di antropologico dell'Italia, che quindi dal quale non ci siamo liberati dopo il 25 aprile del 45, ma che continua a germogliare sotto una superficie di democrazia realizzata fino a noi, e in cui si parla di rischio di dittatura, di rischio di un nuovo fascismo che alza di nuovo la testa. E è di questi giorni l'uscita del volume di Pansa, in cui parla di Salvini come l'annunciato dittatore. Tu hai già fatto dei interventi chiarificatori sulla stampa tra il vecchio fascismo e l'illiberalismo di oggi, che cosa, ma ti prego.
pregherei magari di precisare questo punto, perché credo che chi è venuto qui stasera magari abbia piacere avere un parere da uno storico e non da un politico sul problema del fascismo risorgente. Allora, hai citato Eco, il quale sostiene che esiste non solo un fascismo antropologicamente congeniale e connaturato agli italiani, ma esiste un fascismo eterno. E allora, se tra voi ci sono coloro che aspirano all'eternità, diventino fascisti, perché non esiste nessun altro movimento della storia che abbia avuto il privilegio dell'eternità. Prima obiezione all'idea che nella storia esista qualcosa di eterno. Persino Dio, che pare sia eterno, quando ha voluto fare qualche cosa per questa umanità che ha fatto già male fin da quando l'ha creata, ha dovuto mandare suo figlio incarnandolo nella nascita e nella morte. Vabbè, poi lui è risorto perché c'era un padre che l'aveva raccomandato, ma noi non possiamo risorgere. Mi stupisce però che questa capacità di risorgere di tutti i movimenti storici e umani ce l'abbia solo il fascismo. A questo punto ci sarebbe da dire, ahimè, se il fascismo è eterno, l'antifascismo è eternamente sconfitto. Dunque, se volete l'eternità, siate fascisti, perché se siete antifascisti sarete eternamente sconfitti. Non esistono fenomeni storici che risorgono, non esistono fenomeni storici che si ripetono in altre forme, perché c'è da stabilire chi decide qual è la forma nella quale si è reincarnato il fascismo. Sempre che noi stiamo attenti alla storia e la consideriamo un po' una, non una fonte di saggezza, ma una fonte di comparazione, e dobbiamo tenere presente che dal 1924 i comunisti italiani hanno considerato fascisti fino al 1934 Filippo Turati, Luigi Sturzo, Giovanni Amendola, Carlo Rosselli, cioè tutti gli antifascisti non comunisti, per i comunisti erano fascisti, anzi peggiori dei fascisti, perché i fascisti erano fascisti a faccia, a camicia aperta. Questi erano fascisti mascherati da antifascisti, quindi peggiori, perché ingannavano il proletariato. Gramsci definisce semifascisti Turati, Amendola, Sturzo nell'agosto del 1924, e ovviamente non può definire semifascista anche Giacomo Matteotti, perché è stato assassinato dai fascisti, ma Giacomo Matteotti era il segretario generale del partito a cui apparteneva Turati, e quindi di conseguenza, per sillogismo, se Turati appartiene al Partito Socialista Unitario è semifascista, il segretario del partito antifascista unitario è semifascista. Nel 29, 30, 31, 32 Togliatti attacca pesantemente Carlo Rosselli, a cui ovviamente non rimprovera di essere ebreo, ma si capisce, però è ricco, è capitalista ed è fascista. E questa posizione che il Partito Comunista Italiano assume, ahimè, dal 1924, dal 1929 al 1934, viene fatta proprio dall'Internazionale Comunista, viene imposta da Stalin, e la conseguenza è che i comunisti combattono tutti i partiti antifascisti, ma soprattutto i socialisti, con la teoria del socialfascismo, più di quanto non combattono il nazismo in Germania, e ne favoriscono l'ascesa al potere. E solo dopo il 1933 Stalin capisce che pure quei fascisti socialisti, tutto sommato, possono essere alleati contro i fascisti nazisti. Poi, se arriviamo alla storia, dopo la fine del fascismo storico, che è l'unico fascismo che io conosco, quello eterno non l'ho mai visto. Bene, praticamente dal 28 aprile 1945, da parte di alcuni antifascisti, azionisti, socialisti, poi anche i comunisti, vengono chiamati fascisti i socialdemocratici, i democristiani, i liberali, e lì si cammina praticamente fino ai tempi più recenti. Dunque, fascista è stato Turati, fascista è stato Rosselli, fascista è stato De Gasperi, fascista è stato Scelba, arriviamo a fascista Berlusconi, a fascista Salvini. Santo cielo, ma quanta varietà di fascismi ci sono!
Però c'è una cosa molto elementare. Se il fascismo storicamente ha avuto delle caratteristiche precise che lo hanno reso un marchio nella storia del Novecento, e che è stato un regime totalitario che negava radicalmente, in principio e in pratica, la sovranità popolare. Mi pare che Salvini e i cosiddetti populismi facciano della sovranità popolare un dogma infrangibile, al punto di dire: io sono il papà di 60 milioni di italiani perché mi hanno eletto. Non c'è un, leggete l'intervista di Putin, perché la democrazia non è necessariamente liberale, può essere anche illiberale. Se il popolo vota per coloro i quali non sono liberali, il popolo democraticamente ha scelto i suoi governanti, e Putin lo dice molto chiaramente. Ma Mussolini non aveva mai accettato l'idea, né lui né chi si rifaceva a Mussolini, che la sovranità appartiene al popolo e che lui deve sottoporre al giudizio del popolo la sua permanenza al governo. Non confondiamo un unico episodio di elezione democratica di un fascista alla guida del governo, che è quella tedesca, quella di Hitler, il quale sicuramente diventa cancelliere, perché in 4 anni, lui che era al 2,8%, arriva ad avere il 37-38%, diventa essere il Partito Nazionalsocialista, il primo partito del Reichstag, e per questo può pretendere di avere il cancellierato. Ma durante tutti i suoi comizi elettorali, Hitler e i suoi compagni, i suoi camerati, dicevano: noi useremo la democrazia per annientare la democrazia. E quello che fecero in appena 3 mesi. I plebisciti non sono, da Napoleone in poi, non sono una forma di partecipazione democratica, sono una forma di assenso democratico, perché il plebiscito non presuppone mai come condizione, se non dove c'è un capo di governo che non può, che magari non è intimamente democratico, ma rispetta la democrazia come scelta libera dei governanti da parte dei governanti, come fece De Gaulle. De Gaulle nel 1969, su una questione del tutto marginale, quando ebbe bocciato il suo referendum, se ne andò dopo 10 anni di potere. Dubito che se i russi non danno la maggioranza a Putin, Putin non troverà il modo per dare torto ai russi che hanno votato male. Quindi non si può mai, mai, secondo me, usare il termine fascismo per nessun fenomeno che riconosca la sovranità popolare, che faccia dipendere la propria legittimità governale dalla sovranità popolare, che si chiami popolo, che si chiami gente. Secondo aspetto: come è possibile fascismo senza militarismo, senza ascetismo eroico, senza dedicare tutta la propria vita allo Stato e alla patria? Ma voi ce lo vedete Salvini o Berlusconi o Di Maio dire agli italiani: dovete sacrificare la vostra vita per l'Italia, dovete fare una vita austera? Ma avete visto mai che il fascismo possa predicare la lotta all'austerità? Ora, se qualcuno predica la lotta all'austerità per poter vivere serenamente, l'uso dei propri guadagni, le proprie tasse, tutto può essere tranne che un fascista. Quindi non lo so, ma qualcuno mi dirà sempre: sì, ma questo è un ragionare da storico. È diverso però. Sì, vabbè, ma se uno chiede a un medico: scusi, la spagnola si può ripetere in altre forme? L'epidemia che 100 anni fa fece più 150, forse 200 milioni di morti. Io, se sono un medico, onestamente devo dire: non si può ripetere, perché non ci sono le condizioni, perché non c'è più quel virus. Ma scusi, sì, ma in altre forme che sono diverse. E vabbè, ma se ti vuoi convincere, che sì, non ti rivolgere al medico, rivolgici a qualsiasi cialtrone che ti sa dire quando e come si ripeterà la spagnola. Oppure, se si chiede a un ittiologo, dica in verità: il delfino è un pesce cane sotto altre forme? No, il delfino è un mammifero, il pesce cane è un pesce. E però c'hanno parecchie cose affini: i denti, le pinne, l'acqua. Sì, ma quello è un mammifero e quello è un pesce, non sono assolutamente affini da nessun punto di vista, se no ognuno che nuota e c'ha i denti è un pesce cane. E allora io li ho visti tanti nel lago di Garda facendo una passeggiata oggi pomeriggio. Bene, chiudiamo qui, credo.
grande soddisfazione di tutti. Ringrazio di nuovo Emilio Gentile per la sua partecipazione. Vi ringrazio dagli applausi, meritatissimi. Grazie, buona domenica. E vi ricordo che sabato prossimo c'è un nuovo incontro con Gaetano Bruno Guerri sul tema del suo libro Disobbedisco, che poi è una grande cronaca in diretta, diciamo, dell'impresa di Fiume. E complimenti a quelli che hanno realizzato quest'opera d'arte scenografica straordinaria, andrebbe lasciata così per l'eternità insieme al fascismo.